Eccoci qua, siamo sempre a Cosmoprof 2016, siamo entrati in territorio greco, ma siamo con un amico italiano, Massimo Rinaldis di Farcom. Buongiorno Massimo. Buongiorno a tutti. Come mai un italiano in terra greca? Diciamo che il comune denominatore, no? Come diciamo? È sempre stato il fatto che gli italiani si spostano in Grecia perché conoscono una greca. Quindi tu sei caduto vittima di una freccia di Cupido e là ti sei trasferito. Raccontaci invece di Farcom. Farcom è un'azienda storica in Grecia, fondata nel 1970, un'azienda a conduzione familiare che oggi impiega 140 persone. E vi occupate di, producete? Cosmetici, tutto ciò che ha a che vedere con il tricologico, cura corpo, igiene orale, insomma una bella azienda che dà lavoro a molte persone. Questo è molto importante anche perché è un momento in cui per tutti noi storicamente non è facile. Un momento storico e difficile, infatti. Raccontaci invece come mai Farcom ha deciso di venire a Cosmoprof. La Farcom sono anni che viene alla Cosmoprof di Bologna perché resta una fiera molto importante a livello internazionale, forse la definirei anche la più importante tra tutte, e bisogna esserci, un'azienda, è una fiera in cui bisogna esporre. Invece, andando un po' a cercare nei vostri cassetti segreti, qual è la novità che voi presentate quest'anno? Se ci puoi raccontare qualcosa, sappiamo che un po' di segreti industriali ci sono, ma insomma, senza svelare troppo, qual è il prodotto di punta per voi per questo 2016? Il prodotto di punta, che infatti è proprio quello che, come ci aspettavamo, è quello che ha attirato l'attenzione principale dei nostri visitatori, è un prodotto di nome Mea Natura. Una linea che comprende prodotti per la cura viso, cura corpo e capelli. Sono prodotti formato da 15 unità di prodotti che vanno dall'88 fino al 96% di origine naturale. Okay, quindi un contenuto molto importante dal punto di vista della naturalità. Bene, io ti ringrazio per il tuo tempo e per averci raccontato questo mondo. Buon ritorno in Grecia e ci vediamo l'anno prossimo. A presto.